Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Tensioni nella maggioranza in regione dopo la mancata nomina del garante dei diritti per l'infanzia. Le opposizioni parlano di scontro tra Lega e Forza Italia, ma forse la votazione è stata frutto di errori e superficialità. Il retroscena nel servizio curato per noi da Giuseppe Dintino. Bufera in consiglio regionale dopo la mancata nomina del garante per l'infanzia. Tra i nomi votati in segreto anche quello della fantoziana contessa Sorbelloni Mazzanti viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi! A finire in acqua però stavolta è la maggioranza di centrodestra. Nel consiglio di ieri infatti sono stati nominati regolarmente tre membri del consiglio delle garanzie statuarie, due vicini alla maggioranza e uno in quota 5 stelle. Poi però si è proceduto alla votazione sul garante dell'infanzia. Dopo le fumate nere nelle prime votazioni in cui occorreva la maggioranza qualificata, ecco che tutti si aspettavano la nomina, tramite maggioranza semplice, dell'avvocato Maria Concetta Fallivene, voluta da Forza Italia. A sorpresa invece sono stati solo 15 voti. Troppo pochi. La maggioranza di centrodestra in regione è formata da 17 consiglieri, il che significa che in due hanno votato contro il proprio schieramento. Il PD parla di regolamento di conti tra Lega e Forza Italia a discapito dei diritti dei bambini, ma il capogruppo leghista Pietro Quaresimale è convinto che quelli del Carroccio abbiano votato tutti a favore. La Lega come gruppo ha votato compatto il candidato designato dal tavolo politico di maggioranza. Purtroppo sono mancati due voti, evidentemente il voto segreto, ma io massima fiducia nei 10 consiglieri. La capogruppo dei 5 Stelle, Sara Marcozzi, parla di figuraccia. L'atteggiamento irresponsabile della maggioranza, ha dichiarato la pentastellata, li ha portati ad anteporre i giochi politici a una nomina necessaria per gli abruzzesi. Forse però, piuttosto che di giochi politici, si tratta dell'inesperienza di alcuni consiglieri che non si erano resi conto che quella era la votazione decisiva. E così, pur di continuare gli sfottò e votare nomi goliardici, hanno mandato in fumo la nomina del garante, rimandata alla prossima seduta. Le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, sembrano indicare questa versione dei fatti. C'è stata un po' di poca scrupolosità e forse un po' di disattenzione, nessun problema, però così come uno deve dire che quando le cose vanno bene bisogna metterle in evidenza, così bisogna essere onesti intellettualmente nel dire che ieri siamo stati meno bravi. Nel consiglio di ieri si è poi proceduto alla nomina di Davide Di Giacinto Calcedonio in quota Lega all'istituto zooprofilattico di Teramo, il quale rischiava il commissariamento se fosse sfumata anche questa votazione. Il senatore forzista Nazario Pagano però, per rifarsi del tradimento subito prima, ordina ai suoi di lasciare l'aula. Il capogruppo Daniele Damario così va via, ma il sottosegretario alla presidenza Umberto D'Annunzis ci ripensa e il suo voto sarà decisivo per eleggere Di Giacinto, che ora attende la nomina ufficiale da parte di Marsilio. La regione ha così evitato la seconda brutta figura in un solo giorno, ma i rapporti all'interno della maggioranza continuano ad essere quanto mai tesi. Buone notizie per Penne e l'intera area Vestina, annunciate oggi dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Infatti nei prossimi giorni saranno sbloccati 12 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione del presidio ospedaliero San Massimo. Inoltre sono confermate le risorse assegnate sempre dalla Regione Abruzzo ai paesi ex zona rossa dell'area Vestina. Il servizio di Stefano Recanati. Mattinata in area Vestina per una delegazione allargata della regione Abruzzo guidata dal presidente Marco Marsilio. Due i nodi principali da sciogliere, il futuro dell'ospedale San Massimo e gli aiuti da destinare alle ex zone rosse. Da sottolineare che al suo arrivo a Penne il presidente è stato contestato da alcuni cittadini che una volta sceso dall'auto al grido vergogna vergogna hanno rimproverato al governo soldi alla sanità privata e lo scarso interesse per il futuro dell'ospedale San Massimo di Penne, per cui la regione Abruzzo ha chiuso con il governo nazionale accordi sull'assegnazione di fondi da impegnare al potenziamento della struttura sanitaria. Sì, siamo addirittura d'arrivo, in pratica
è già pronta la convenzione con la programmazione sanitaria che dovrà firmare, penso, la settimana prossima il governatore e poi presentare praticamente il progetto per accedere direttamente al fondo che è stato stabilito sia per Penne che per l'ospedale di Teramo, che sono state gli ospedali oggetto di problematiche sismiche e dove va migliorata anche tutta la normativa antincendio. Con questa possibilità l'ospedale di Penne ha l'opportunità di tornare a diventare anche un ospedale di sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti. Questo era fondamentale. Certo, poi a questo dovrà seguire tutta una serie di interventi anche di potenziamento degli operatori sanitari, sia in termini di disciplina che in termini di presenza, per garantire intanto la funzione che è rimasta, quella del pronto soccorso H24. Perché nell'addizione ospedale di cosiddetto di area disagiata è proprio questa dicitura, significa che rimane il pronto soccorso proprio per garantire ai paesi svantaggiati di un'area vasta questa possibilità di messa in sicurezza. Abbiamo chiarito che sulle zone rosse noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo stanziato i fondi regionali per le spese del comune e per tutte le piccole, medie e micro imprese dell'area zona rossa e quindi di Penne, che è il comune maggiormente popoloso, che si sommano a tutti gli altri investimenti, cioè queste imprese avranno un loro stanziamento che si somma a tutti gli altri stanziamenti dei bandi dove potranno liberamente partecipare. No, guarda, il governo nazionale l'ha proprio cancellate per chi ha 30 giorni e per chi ha meno di 30 giorni. Il presidente Conte ha dichiarato di poter ripristinare questo stanziamento e farebbe molto bene a farlo, attendiamo che lo faccia. Noi intanto abbiamo fatto quello regionale. Insomma, visita del Presidente della Regione Abruzzo e anche altri esponenti dell'amministrazione regionale nei paesi ex zona rossa dell'area Vestina in particolare, Penne e Farindola. Dopo Penne appunto Marsilio si è recato a Farindola e noi siamo con la nostra troupe proprio a Farindola con Paolo Renzetti in compagnia del primo cittadino Ilario Lacchetta. Buon pomeriggio Paolo. Bentrovato Andrea, un buon pomeriggio a te, i nostri telespettatori. Detto bene, siamo a Farindola e ringraziamo per aver accettato ovviamente il nostro invito il primo cittadino di Farindola, Ilario Lacchetta. Buongiorno Sindaco, grazie. Buongiorno a voi. Allora, è terminato davvero pochi minuti fa, una manciata di minuti fa, l'incontro che lei ha avuto anche con alcuni consiglieri comunali, con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Si è parlato dei problemi dell'ex zona rossa, dei problemi dell'area Vestina e anche di quelle che sono le problematiche che state ancora vivendo in questa fase 2 dell'emergenza sanitaria, è così? Sì, abbiamo rappresentato al governatore tutte quelle che sono le nostre problematiche, non solo Covid, ma legate ormai a un abbandono del territorio che dura ormai da decenni. Gli abbiamo chiesto con forza di ripristinare tutti quei servizi essenziali, a partire dalla sanità, come si diceva prima per l'ospedale di Penne, ma non solo, anche per il distretto sanitario del Carmine, in cui che vede puntualmente tagliare quotidianamente i servizi a discapito di una cittadinanza che deve recarsi anche a Pescara perfino per fare le vaccinazioni ai nostri bimbi. Quindi questo non lo possiamo accettare come comunità e per questo abbiamo trovato nell'attenta interlocuzione con il governatore una speranza per un futuro migliore. Un'altra problematica del territorio molto sentita è quella della viabilità che coinvolge ovviamente anche la regione e anche la provincia di Pescara. Anche qui il governatore è stato puntuale nella risposta che ha dato alla nostra gente, in quanto ha comunicato che è stato erogato il secondo fondo per le province e nei prossimi mesi saranno appaltati 6 milioni per la Farindola Castel del Monte, che attendiamo ormai da anni. Quindi abbiamo chiesto sostanzialmente semplificazione e velocizzazione affinché queste procedure d'appalto siano veloci, trasparenti e diano un'opera finita a questa gente che aspetta ormai da troppo tempo. Sindaco, lo dicevamo in apertura di questo collegamento, Farindola, uno dei centri ex zona rossa dell'area Vestina e dunque della provincia di Pescara, come altri comuni anche della Valfino, oltre a Caldari di Ortona. Nei giorni scorsi ci sono state delle polemiche degli amministratori locali, soprattutto della Valfino e dell'area Vestina, per questi fondi che il governo Conte avrebbe tagliato a questi centri, proprio colpiti più duramente di altri dall'emergenza sanitaria. Qual è il suo pensiero?
È inaccettabile la ratio con la quale sono stati ripartiti i fondi a livello nazionale, perché noi comunque abbiamo subito disagi per 26 giorni, quindi in luogo di quei 4 giorni che mancavano all'avere quei piccoli fondi ci è sembrata una presa in giro. Abbiamo ringraziato questa mattina il governatore che invece ha stanziato come Regione Abruzzo questo 1,7 milioni che darà un pochettino di respiro agli enti e alle attività produttive, ma ci aspettiamo che anche il governo nazionale faccia anche la sua parte e dia delle risposte concrete ai cittadini. Voi seguirete ovviamente con grande attenzione quello che sarà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per quanto riguarda questa interlocuzione che deve esserci sia con la Regione e attraverso la Regione anche con il Governo. Sì, chiederemo l'appoggio di tutti i parlamentari abruzzesi a prescindere dal colore politico, perché questo è un aspetto che riguarda l'intera comunità abruzzese e queste zone particolarmente gravate da questa emergenza Covid, quindi ci aspettiamo delle risposte concrete. Sindaco, allora ne parlavamo qualche istante fa, siamo nella fase 2 di questa emergenza sanitaria, il peggio sembra essere passato e questo è l'augurio, l'auspicio di tutti noi. C'erano stati dei positivi a Farindola nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, c'era stata una situazione comunque da monitorare, da tenere sotto controllo. Qual è oggi la situazione? Perché mi corregga se sbaglio, si va verso quota zero positivi a Farindola. Sì, la situazione epidemiologica è sotto controllo e ci apprestiamo nei prossimi giorni ad avere quota zero. Sono infatti solo 2 i cittadini che aspettano il secondo tampone per essere dichiarati completamente guariti. E il dramma invece dal punto di vista economico, perché sicuramente lo strascico del virus ha determinato la perdita da parte delle attività produttive, dei bar, dei ristoranti, di quella clientela vocata al turismo che purtroppo ad oggi non abbiamo. Si è parlato anche delle aziende, agricole, soprattutto del comprensorio, che stanno soffrendo più di altre questa crisi economica, questo lockdown che per 2 mesi ha praticamente fermato il paese. Sì, queste imprese sono terribilmente in difficoltà e se c'è un insegnamento che ci lascia il Covid è quello sicuramente di valorizzare i nostri prodotti, le nostre aree, le nostre eccellenze, quindi auspichiamo un cambio di passo a livello regionale e nazionale affinché si vadano a valorizzare queste imprese, affinché si possa mangiare di qualità e con i prodotti del territorio. E allora ne parlavamo qualche istante fa, Sindaco, terminato da pochissimo l'incontro che lei ha avuto con il Presidente della Regione Marco Marsilio, che ha avvicinato per noi proprio al termine di questo incontro Stefano Recanati. Andiamo ad ascoltare le parole del governatore. Sì, abbiamo sbloccato finalmente, dopo anni che marcivano dentro i cassetti dei ministeri, i fondi per ristrutturare l'ospedale, per fare l'adeguamento sismico, antincendio, impiantistico. Sono 12 milioni che in questi giorni, nei prossimi giorni, firmeremo la convenzione con il Ministero. Ringrazio il direttore Damario, l'assessore Verì, che hanno lavorato con il Ministero della Salute non solo per chiudere positivamente sul tavolo di rientro, riconoscere appunto la correttezza, la regolarità dei nostri conti e sbloccare risorse premiali che nel riconoscimento di questo lavoro. Siamo state tra le regioni più generose, abbiamo portato fino a luglio l'esenzione, il differimento del pagamento del bollo e quindi tutte le regioni d'Italia hanno accumulato e stimato oltre 5 miliardi di perdite e il governo ne ha messe meno di un terzo a copertura. E ciò nonostante noi stiamo facendo una legge molto impegnativa dentro la quale abbiamo inserito fondi specifici per le zone rosse. Presidente, a Farindola per sostenere le aziende agricole che sono duramente colpite e anche per parlare di viabilità è un punto sempre importante. Sì, sulla viabilità rivendico il fatto che noi abbiamo anche lì sbloccato fondi che erano fermi perché le regole che erano state pensate non permettevano ai comuni e alle province di poter anticipare le risorse e i pagamenti. Noi stiamo modificando anche queste norme, lo abbiamo fatto sulle strade sbloccando tra i 60 e i 70 milioni l'anno, ora siamo alla seconda annualità e si cominciano a vedere i risultati su molte strade provinciali, parecchi chilometri di strade che sono state rifatte, ce ne stanno ancora tante che bisogna proseguire, ma ripeto, ci sono la seconda e la terza annualità da spendere.
E dunque queste le parole del presidente della regione Marco Marsiglia proprio al termine dell'incontro con il sindaco di Farindola Erario Lacchetta. Sindaco, siamo quasi in chiusura di questo collegamento, riallacciandomi a quanto dicevamo qualche istante fa, la crisi per l'emergenza sanitaria, il crollo del turismo anche nel vostro comprensorio, anche del turismo dei resort che c'era fino a qualche tempo fa, quali sono le prospettive e quello che può fare l'amministrazione comunale per il rilancio dell'area? Ci siamo reinventati appunto con un nuovo concept di turismo, siglando un protocollo d'intesa con i principali stakeholders privati dal punto di vista del turismo, e quindi ci aspettiamo che nei prossimi mesi ci sia un ritorno del turista, chiaramente vivendo la natura in maniera più intima, con la possibilità appunto di vivere le nostre bellezze naturali e enogastronomiche di cui Farindola naturalmente è dotata. Sarà un turismo ancora di più quest'anno molto locale. Sì, molto locale, molto, diciamo, con tempi molto lenti, così come purtroppo questo virus ci ha abituato, però sicuramente saremo in grado di offrire al turista che viene tutto servizi per godere delle nostre bellezze. Grazie al primo cittadino di Farindola, Ilario Lacchetta, e dunque da Farindola è tutto, grazie anche a Stefano Recanati per la collaborazione giornalistica, a Loris Bennato per quella tecnica. Da Farindola è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, e noi con il prossimo servizio andiamo proprio a legarci a quanto si stava dicendo, perché parleremo di stagione turistica, ma soprattutto di quella balneare, quindi torniamo sulla costa, l'estate è alle porte e con essa appunto la stagione balneare. Da questo weekend dovrebbero riaprire anche le spiagge libere e dal 1° giugno ci si potrà tuffare in mare. L'assessore al turismo Mauro Febbo ci ha detto la sua anche sull'aumento delle tariffe. Il servizio. Stagione balneare al via, gli stabilimenti sono già aperti e fruibili, dal 1° giugno si potrà fare il bagno, poiché arriveranno sulle spiagge anche i bagnini, e già dal 29 maggio riapriranno le spiagge libere. Dal 1° giugno al 6 settembre gli stabilimenti balneari devono garantire il salvataggio, quindi dal 1° giugno si può andare al mare e farsi il bagno. Perché in teoria anche adesso passeggiando, cioè sul mare si può passeggiare, non si può fare il bagno perché manca il salvataggio. Persiste il rischio di privatizzazione delle spiagge libere, poiché nell'ordinanza regionale si apre alla possibilità di darne parte ai balneatori, così da poter recuperare la diminuzione dei ricavi a causa del Covid. L'assessore Febbo rimarca che l'ultima parola sarà dei comuni, ma comunque non dovrebbe essere necessario ricorrere a questa misura estrema. So che insomma una parte della perdita si sono un pochino allargati verso le strutture sportive, per cui grosse perdite gli stabilimenti non ne avranno, quindi diciamo che la perdita complessiva viaggia intorno al 10 massimo 15%, quindi l'esigenza anche di allargarsi eccetera non credo che ci sia. Intanto molti cittadini lamentano che i balneatori hanno aumentato le tariffe dell'estate, un rincaro che secondo Febbo è ingiustificato. Io sono contrario anche agli aumenti minimi, abbiamo un sistema economico che da questa situazione esce mal ridotto purtroppo, abbiamo migliaia e migliaia di famiglie che non ancora ricevono alcun sussidio da parte del governo, abbiamo migliaia di lavoratori che forse rischiano di perdere il posto di lavoro, sono sotto i cassi integrazione, quindi noi dobbiamo cercare di contenere il più possibile, di garantire a tutti di fare le vacanze, di stare in famiglia, e non possiamo permettere di fare aumenti ingiustificati. Le agenzie del gioco e delle scommesse non sono ripartite. 2 giorni fa le 4 delegazioni provinciali hanno protestato all'Aquila e sono stati ricevuti dal presidente della regione Marsiglio. Vediamo il servizio. Il mondo dell'economia si rimette faticosamente in moto, ma ci sono categorie che sono ancora al palo. È il caso delle agenzie delle scommesse del gioco, che subiscono anche la beffa di essere tassate, benché ferme. Abbiamo il problema sostanziale che il nostro codice ateco è stato classificato in modo a nostro avviso errato, perché coincide con quello delle discoteche, dei concerti, ma noi non
noi le nostre attività le facciamo all'interno dei locali che possono essere tranquillamente contingentati e gestiti, non sono locali che rischiano un grosso affollamento, anzi. Tra l'altro il nostro è l'unico settore che ad oggi, dopo il coronavirus, è stato tassato, perché dal PCM è stata inserita una nuova tassazione che sarà veramente molto molto importante, che è dello 0,50 per qual sui volumi, cioè in un momento di crisi l'unico settore tassato è il nostro, è l'unico settore che ancora oggi non riparte. Una situazione non sostenibile, tanto che una delegazione di agenti ha manifestato 2 giorni fa all'Aquila ed ha ottenuto un incontro con il presidente della regione Marsilio e gli assessori Febbo e Liris, sul cui tavolo hanno portato le loro ragioni. Si aprono spiragli. Il presidente Marsilio già la sera stessa nella conferenza straordinaria Stato Regioni ha parlato della nostra problematica, e con buon risultato ci ha detto: adesso siamo in attesa di capire se questa riapertura verrà anticipata come sembra. Noi ci auguriamo che nei primi giorni di giugno possa ripartire anche il nostro settore. Per quanto riguarda il protocollo, sì, a livello nazionale abbiamo fatto più di una proposta, come l'abbiamo fatta alla regione. A questo punto aspettiamo le risposte dalla parte delle istituzioni. Tra gli operatori del settore si avverte anche la necessità di superare gli ostacoli di determinati luoghi comuni. Le nostre attività sono gestite, la maggior parte sono gestite a conduzione familiare, dietro al bancone ci sono le persone normali, lo stereotipo che viene fuori dell'agenzia scommessa, non è, noi facciamo un gioco legale, l'agenzia scommessa non è altro che riprendere quello che era stato fino a tantissimi anni fa, ci ricordiamo da piccolini il Totocalcio, è stato è sempre la stessa cosa ma rielaborata, niente di particolare. Sono 8 i comuni della montagna teramana che si uniscono per puntare su un grande progetto di rilancio turistico denominato Gran Sasso Outdoor e Benessere. Recupero di sentieri, borghi, chiese ed eremi e tante piste ciclabili. Il progetto sarà finanziato con 8 milioni di euro. Il servizio di Tania Bonici Castelli. 8 milioni per 8 progetti per 8 comuni dell'entroterra teramano. Rilanciare il territorio dopo sisma e Covid unisce indissolubilmente i sindaci della montagna. Gli amministratori fanno rete e si concentrano su un unico grande obiettivo di ripresa che chiamano Gran Sasso Outdoor e Benessere. C'è entusiasmo e grinta tra gli 8 primi cittadini che puntano sul recupero della sentieristica, dei vecchi mulini, di chiese ed eremi. Il progetto coinvolge i comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio Alvomano, Penna Sant'Andrea, Pietra Camela e Tossicia, comune capofila Colledara. I progetti di rilancio che abbiamo messo in essere con tutti i comuni dell'area omogenea numero 3, quindi del cratere sismico 2009, riguardano soprattutto interventi di tipo materiale sulle nostre riserve naturali che abbiamo e sulla zona del parco, quindi percorsi ciclopedonali, parchi attrezzati, quindi tutto quello diciamo rivolto al turismo più naturalistico. Oltre a questa parte materiale, quindi di opere, ci sono anche una porzione di interventi che riguarda la parte immateriale, quindi parliamo anche di promozione del territorio e stiamo mettendo da parte delle piccole somme da poter destinare anche a chi volesse investire sul nostro territorio, quindi anche dei piccoli finanziamenti da parte dei comuni per invogliare soprattutto i giovani, soprattutto in questo periodo, a rimanere e a continuare a investire sui nostri territori. Questi progetti sono il famoso 4% della ricostruzione privata del cratere sismico 2009, quindi sono quei soldi cosiddetti del bando Restart, proprio specifici per la ripartenza dei nostri territori. Il Comune dell'Aquila è stato in questi anni uno dei più grandi fruitori di questi fondi e adesso stiamo arrivando anche noi con un po' di ritardo. Il progetto di rilancio della montagna teramana, Gran Sasso Outdoor e Benessere, è dunque finanziato con i progetti integrati a favore dello sviluppo turistico dei comuni del cratere sismico 2009.
2019. Soldi già disponibili che sono una boccata di ossigeno soprattutto per quei comuni più piccoli ed isolati come Tossicia. Noi abbiamo a disposizione grandi investimenti da poter riversare nei nostri territori. La chiave forte dei nostri territori è il turismo, quindi intendiamo riversare queste risorse proprio per la progettazione di un recupero che possa portare ad un aumento del turismo, soprattutto in un periodo così particolare. Le idee sono molte, abbiamo progettato insieme a Tossicia con gli altri comuni facenti parte del sisma del cratere sismico 2009, quindi abbiamo pianificato tutta una rete di recuperi, ad esempio di sentieristica, piste ciclabili, insomma tutto ciò che possa favorire quello che ad oggi è il turismo itinerante. Lo sport, ore decisive per la ripartenza del calcio, domani l'atteso incontro tra Ministro dello Sport e Federcalcio, mentre in Serie D Avezzano e Chieti stanno facendo il possibile per evitare la retrocessione e hanno aderito al gruppo Serie D Salviamoci il Servizio. Per il calcio quella di domani sarà una giornata fondamentale con l'incontro tra il ministro per lo sport Spadafora ed il presidente federale Gravina. Validazione del protocollo per le partite e date della ripresa del campionato di Serie A sono gli argomenti principali che poi si rifletteranno sulla data successiva del ritorno in campo della Serie B e della Serie C. La cadetteria ha già più volte espresso la volontà di tornare in campo, ribadita anche nell'ultimo direttivo, finire la stagione giocando tutte le partite, compresi playoff e playout, come da format. Resta più delicata la vicenda in Lega Pro. L'assemblea si era espressa per il non ritorno in campo, ma l'ultimo consiglio federale ha ribadito che anche la Serie C dovrà giocare. Una doccia gelata per i club, per il presidente Ghirelli, ma anche per i medici sociali che a gran voce si sono fatti sentire lamentando l'impossibilità di assecondare le linee guida dei protocolli. Il problema è come. Il direttivo di ieri ha stabilito che la Lega Pro porterà al vaglio del consiglio federale una soluzione soft, compromesso tra dare ancora la possibilità al campo di emettere verdetti ma limitando in maniera considerevole le partite. Secondo il direttivo le capoliste di tre gironi vanno promosse in B, Monza, Vicenza e Regina, mentre la quarta promossa sarà stabilita tramite i playoff disputati da chi deciderà di aderire in via facoltativa a questi spareggi. Circa la parte bassa della classifica, il direttivo ha proposto la retrocessione delle ultime di ciascun girone, Gozzano, Rimini e Rieti, e le retrocessioni di penultima e terz'ultima del girone C, Rende e Bisceglie, i cui distacchi sono superiori a 8 punti rispetto a Picerno e Sicula Leonzio. Nei gironi A e B si disputerebbero i play-out, proposte sulle quali dovrà pronunciarsi il Consiglio federale, che dovrebbe riunirsi il prossimo 3 giugno. In quel momento si prenderanno decisioni anche per i campionati della Lega Nazionale dilettanti, che sono stati sospesi definitivamente con la proposta del direttivo, che è quella, in particolare in Serie D, di promuovere le prime in classifica e di far retrocedere le ultime quattro, proposta che la Federcalcio dovrà decidere se accettare ratificandola o meno. Una proposta che però ha messo sul piede di guerra le oltre 30 società che rischiano la retrocessione e che si sono messe insieme nel gruppo Serie D Salviamoci, coordinato dal presidente del Grumentum, Petraglia. Hanno aderito anche i due club abruzzesi, Avezzano e Chieti, che già ai nostri microfoni la scorsa settimana per bocca dei due presidenti, Paris e Mergiotti, avevano confermato che avrebbero percorso tutte le strade possibili per salvaguardare la categoria ed evitare la retrocessione in eccellenza. Secondo il neonato gruppo, la proposta del direttivo della LND è illegittima e irricevibile e Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti sono state diffidate dal procedere alle retrocessioni, a seguito delle quali saranno intraprese azioni giudiziarie a tutela dei violati diritti sportivi e patrimoniali. Manca la ratio sportiva e giuridica di un simile provvedimento, hanno scritto le società in un documento congiunto. La soluzione esiste ed è stata già sperimentato in passato. Basterebbe, concludono, bloccare le retrocessioni nella stagione corrente per causa di forza maggiore, proponendo in via transitoria nella stagione 2020-2021 un aumento delle squadre in Serie D con un riequilibrio nel campionato successivo, prevedendo nel caso un numero maggiore di retrocessioni. I servizi che avete visto in questa edizione del TG6 sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.